Ragazzi miei, ho appena visto un calcio di punizione di Malinowski che è anche scivolato. Ma una cosa di quelle esagerate, ragazzi miei, 1-0 per l'Atalanta. Non ho capito chi ha segnato, ma un secondo fa ho detto Ruslan Malinowski, ragazzi miei, porta in vantaggio la Dea per 1-0. Una beffa pazzesca da parte della Juventus in una partita in cui in realtà, diciamoci la verità, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, ma c'è una deviazione netta, una deviazione nettissima da parte di un calciatore della Juventus non ben identificato per il momento, che consente ovviamente alla Dea di portarsi in vantaggio. Io stavo per farvi un discorso molto particolare in cui stavo per dirvi, questo pareggio va a giovare non poco al Milan, sta favorendo anche no! Cambia tutto in corso d'opera con Cuadrado che sulla destra prova ad infuocare la fascia per cercare di agguantare almeno il pareggio, perché questa sarebbe una sconfitta pesante per i bianconeri in ottica qualificazione Champions, perché la concorrenza c'è e sta galoppando. Ma fate attenzione perché ha appena fatto il 4-3 il Benevento con Glick, Lazio Benevento 4-3. Non vi ho salutati, quindi ciao e bella a tutti da me. Mi piace per supportare i miei contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella sia qui sia sul secondo canale YouTube. Devo bere e devo staccare la stufetta perché sto andando in defibrillazione. Un attimo. Sul secondo canale YouTube, Gabo Calcio Extra, lo trovate in descrizione. Ho pubblicato il post partita di Milan Genoa 2-1, quindi andatelo a recuperare se lo avete perso. Potrebbe anche uscire il video post gara di Formula 1, ma oggi è una giornata talmente ricca. Poi c'è sta la Roma, non so se riesco, ragazzi miei. Stavo vedendo tutto, ma capite bene che un occhio di qua, un occhio di là, è una situazione particolarmente difficile. Resto basito, resto a bocca aperta perché, ripeto, la Juventus le sue occasioni le ha avute, ma questa Atalanta si dimostra veramente grande, grandissima squadra. Una squadra che non si arrende, una squadra che gioca al calcio, una squadra che da ormai parecchi anni a questa parte, ragazzi miei, la possiamo e la dobbiamo considerare una big del calcio italiano. E sta dando una lezione di calcio anche alla Juventus, perlomeno nel risultato finora. Ripeto, la partita comunque non è che è stata a senso unico. Come ci potevamo aspettare una partita da tripla? Una partita in cui quest'anno la Juventus è calata dal punto di vista dei risultati e anche secondo me in mentalità. L'Atalanta no, è rimasta praticamente invariata, la stessa, e sapevo che oggi avrebbe potuto dar fastidio ai bianconeri, tant'è che nei pronostici, se non mi sbaglio con Fabio, avevamo detto 1x, quindi lo stiamo beccando in pieno. Pessina si divora il vantaggio, Zapata colpo di testa di poco alto sugli sviluppi di un corner, quindi doppio brivido per l'Atalanta nel giro di un attimo, ma Juventus che subito dopo è andata vicinissima al vantaggio con Morata che supera praticamente Collini con uno scavetto e Jim City che va ad allontanare la palla sulla linea, occasione per McKennie, ovviamente sto parlando del primo tempo, quindi botta e risposta, una partita a scacchi con ritmi comunque alti alla fine, se andiamo a guardare, stanno ripassando il calcio di punizione di Maele che è scivolato e poi il gol con relativa deviazione, ragazzi. Veramente non mancano le emozioni, anche perché Bologna 4, Spezia 1, Lazio 4, Benevento 3. Ha iniziato a diluviare in una maniera di quelle pazzesche, ma seguiamo questi ultimi 3 minuti, poi giro alla Lazio così vediamo se accade qualcosa di particolare nel risultato, perché sto Benevento ci sta provando, 4-3 ragazzi miei, 7 gol, 4-1, un altro 5 gol dell'A, ma veramente roba da mettersi le mani ai capelli. Juventus che prova a spingere in questi ultimi minuti, nel frattempo prendo il secondo tempo, Guizzo de Muriel e Dybala, insomma ragazzi miei, Zapata vicinissimo al vantaggio al 70esimo, con Szczęsny che rimane immobile praticamente, ancora Alvaro Morata al 76esimo, con Gollini che si salva in angolo, ragazzi, veramente il miracolo di Szczęsny, appunto quello che vi dicevo prima,
La situazione di classifica si fa particolarmente interessante e il Napoli stasera, ragazzi miei, secondo me vorrà dare veramente il 200% di se stesso, perché eventualmente con una vittoria, deve giocare contro l'Inter, 59-60, 61-62, riaggancerebbe addirittura la Juventus al quarto posto in classifica, il che significherebbe lotta Champions completamente riaperta, con questa Atalanta che si va ad imporre, con questo Milan che con questa vittoria, per come è maturata sul Genoa, ragazzi miei, comunque va ad assicurarsi per il momento il secondo posto in classifica. Non escludo più nulla, però a quelli che dicono ma la Juventus rischia seriamente di non rientrare in Champions quest'anno, guardando come si sta mettendo, ragazzi miei, io aspetterei la partita del Napoli di questa sera. Dovesse comunque riuscire a vincerla l'Inter, diciamo che sarebbe una sconfitta al miele per la Juventus, no? Però questa Lazio, che potenzialmente sta vincendo col Benevento, dovesse vincere anche quella di recupero col Torino, da 58 andrebbe a 61 e la Juventus a 62. Quindi Juventus, ragazzi miei, che comunque a prescindere potrebbe seriamente rischiare di non rientrare in Champions League. Questa era una partita importantissima. C'è Cuadrado con Freuler che si stanno prendendo non solo a cattive parole ma anche a mani in faccia, e c'è un'ammonizione per Cuadrado che ovviamente c'ho titolare al fantacalcio, non potevano non ammonirmelo, così è deficiente pure lui che va là e spintona Freuler, è normale che poi te prendi il cartellino giallo. E ragazzi, io non so più che dire, nel senso, arrivati a sto punto, ripensando a qualche settimana fa, non mi pensavo a questo vantaggio così ampio da parte dell'Inter, ma non mi aspettavo anche una lotta per il quarto posto così agguerrita, onestamente. E con sta Roma che deve giocare alle 18 con... c'ho una paura, ragazzi miei, con il... È finita in questo momento, ma ragazzi miei, è finita con un secondo di anticipo, non cambia assolutamente nulla, ragazzi miei, questa Atalanta si è andata a prendere una vittoria veramente pazzesca. E giriamo rapidamente alla Lazio, no, meglio che non ci giro perché non vorrei, lasciamo tutto così, vorrei sapere che cosa, vabbè dai, giro su tanto, chi se ne frega, quello che deve succedere succede, dai, Lazio Benevento diretta, è finita anche Bologna Spezia punteggio di 4-1, e qui però la partita è ancora lunga, vedo il Benevento che sta provando ad attaccare, non so alla fine quello che accadrà, ma una cosa è certa, che anche la Lazio potenzialmente, ripeto, con la vittoria sul Torino potrebbe rilanciarsi completamente per un posto in Champions League. Noi per il momento sembriamo un po' più indietro, ma credo che la partita di oggi sarà veramente decisiva per la Roma, da dentro o fuori, a mio modo di vedere, e ripeto, guardando anche la concorrenza. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, come sotto in descrizione, contenuti consigliati. A più tardi col post partita della Roma, poi il post partita di Napoli, Inter e forse anche quello di Formula 1, dipende, perché mo tra poco comincia la Roma. Mamma mia, ciao regà!